Regà, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vi vorrei fare tanto l'auguri di buon Ferragosto oggi, ma non me la sento proprio. Non me la sento per quello schifo che è successo ieri a Genova, per quella strage d'estato. Questa è una strage d'estato, raga, quella che è successo ieri. Prima vi faccio vedere sto video che al telegiornale non ve fanno vedere. Al telegiornale non ve lo fanno vedere. Chissà perché. E poi vedi Camia. Guarda bene che roba, ma. La cosa che mi farò di più di tutti è il culo, lo sapete qual è? A parte che su sto cazzo di ponte ci potevamo stare tutti. Tutti noi ci potevamo stare, ci potevo stare io, ci potevi stare te, ci poteva stare un parente stretto, ci poteva stare uno di cui sei innamorata o innamorato. Cioè chi su sto cazzo di ponte ha perso un familiare, ha perso una persona cara, per quale motivo? Dici sa in terremoto! Una calamità naturale, no, per colpa di qualche testa di cazzo che non sa far il lavoro suo, sì, non lo sa far il lavoro suo. Oppure perché magari si è intascato qualche sordo che doveva spendere per la manutenzione. E poi che ci vengono a dì? Ci vengono a dì che il ponte era sotto osservazione, meno male. Meno male che era sotto osservazione, pensa se non era osservato sto ponte. Pensa se non c'è stava nessuno che lo guardava sto ponte. Ma può stare un ponte del genere così nel 2018? Oh, stiamo nel 2018 ancora con la galla che l'uomo è nato sulla luna nel 60. Ma ne hai visto che ponte? Io non so se stanno meglio di noi nel terzo mondo, non lo so. Ma se può fare, quell'autostrada è la più cara d'Italia. La più cara d'Italia, ancora che con la favola, mia nonna ieri mi diceva che nel 64, quando cazzo è stato costruito sto ponte de merda, sì, perché questo è un ponte de merda maledetto, gli avevano detto che si sarebbe pagata l'autostrada per pochi anni, tempo di rientrare con le spese di costruzione. A brutti infami, sono 60 anni che ci levati i soldi, 60 anni che ci levati, per fa che? Per farci cascare. Noi stiamo andando in vacanza e voi ci fate cascare e ci fate morire. Rompete tanto il cazzo! Equitalia, le tasse! Gente che la sporpate viva! Gli levate pure il sangue, gli levate! E poi lasciate i ponti così! Ci fate cascare in mezzo al vuoto! Ma a me non me ne frega. Io adesso da cittadino, un quale so che pago le tasse, i mortacci vostra, ci sarebbe da buca, beh credi, ci sarebbe da buca tutti i caselli, il telepass, boom! Dice che è successo, com'è ne ha pagato, non ce l'hai il telepass. Fa una cosa, quando mi dici i nomi di sti pezzi di merda che hanno fatto morire ste 35 persone e prego Gesù Cristo mio che sono finite qua le vittime, anche se dubito. Dici perché? Quando mi dici il nome di responsabili, io te pago autostrada. A pezzo de merda. Ci sarebbe da rispondere così, ci sarebbe da fare. Però no, perché sennò poi c'è l'estate. Ha capito? Uno c'ha due canne dentro la saccoscia, un criminale. Sti pezzi de merda invece che so? Questi che hanno fatto morire queste 35 persone, che so? Che so questi? Non so mafiosi, non so criminali. I criminali che state a cercare, poi vi preoccupate di fare il treno ad alta velocità. Il treno ad alta velocità. Sistemate le strade. Sistemate l'autostrada dove ci stiamo tutti i giorni, li mortacci vostra. Che qui ci fate morire come se non ci fosse niente. Se ci ammalamo perché qualche cazzo di tumore, ci fate morire voi. Perché tanto a noi che cazzo vi servimo, A far numero vi servimo. Ma mo se siamo rotti il cazzo. Perché il ponte l'ho fatto vedere, e pure i telegiornali dovrebbero far vedere sto cazzo dei video che ho fatto vedere io. Io spero che condividete tutti sto video, regà. Spero che, ma no per quello che ho detto, per le immagini che ci stanno. Perché siete voi i primi che vedete farò del culo, siete voi i primi, perché su quel ponte ci potete stare voi, ci potete stare. Un fio vostro, un caro vostro, qualcuno di voi ci potete stare voi.
E invece ci stavano qui 35 porelli innocenti. Detto questo, raga, scusate la location, ma stavo in vacanza. Spero che condividete tutti col cuore questo video. Erfaina, vi saluti a voi, Erfaina, vi saluti a tutti quanti. Un bacione, un abbraccione a tutta Genova. Dai, raga, non mollate. Erfaina sta con voi per quello che può servire. Un bacione.